Mario ha compiuto l'ennesimo miracolo, mette insieme tanta gente. Devo dire che la mobilitazione, l'interesse che la storia di Mario ha suscitato in città e viene da lontano, si sono moltiplicati in questi mesi, in questo tempo, una serie di importanti iniziative, e che oggi lo si faccia in occasione del suo compleanno mi sembra particolarmente significativo. Anche noi siamo dell'avviso che non sia possibile, ci rifiutiamo all'idea di dover archiviare questa storia. Mario è un uomo, non un ragazzo, un uomo che si è impegnato seriamente per la difesa dei diritti umani, è una vicenda che non può finire così. Oggi è il suo compleanno e lasciatemelo dire, insomma, auguri Mario. Mario vivrà nei nostri cuori, nella nostra memoria, perché è stato un esempio per tutti noi, e io ho scoperto e conosciuto la famiglia meravigliosa esattamente come Mario. Parlare di Mario al passato, soprattutto nel giorno del suo compleanno, è sempre difficile. Noi come collettivo in qualche modo abbiamo un effetto collante delle varie vite di Mario. All'interno del collettivo ci sono gli amici, le amiche, i colleghi e le colleghe universitarie, tutte le persone che in qualche modo hanno incontrato Mario nelle varie fasi della sua vita. E questa è proprio la nostra funzione principale, ricordare che una persona così piena di vita non può essere assolutamente una persona che si toglie la vita. E questo, diciamo, è il nostro ruolo principale, ricordarlo ma anche portare la sua storia oltre Napoli, perché la storia di Mario è una storia che è inerente ai diritti umani, quindi non è solo relativa alla vicenda di un uomo, ma di una persona, di un uomo che si è formato a Napoli, ha portato poi fuori la sua professionalità e purtroppo è morto sul lavoro. Mario Paciolla era un orgoglio di questa città, di questa regione, di questa nazione. Se ne dovrebbe parlare in tutta Italia di questo ragazzo che si era laureato con il massimo dei voti, era un portatore di pace e, come spesso dicono i genitori, che ringrazio per la loro forza, e che veramente si sprigiona in tutti noi. Mario è riuscito oggi a riunire tante belle persone, continua a portare pace, era un portatore di pace e continua a farlo. Stavo dicendo che Mario era una persona che aveva studiato, non era lì a caso, era nel posto giusto perché stava portando avanti delle inchieste e aveva probabilmente scoperto delle verità scomode. Noi crediamo fermamente che è stato suicidato e siamo contro l'archiviazione dell'inchiesta che lo riguarda, e chiederemo per sempre anche da parte di Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, verità e giustizia per questo ragazzo, ripeto, che faceva onore alla nostra nazione.